Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Il questore di Venezia è intervenuto con 5 provvedimenti DASPO Willy che interdicono l'accesso al litorale all'intera area della movida della città di Jesolo, con specifica indicazione di vari esercizi e locali di pubblico intrattenimento per il periodo di un anno. La misura si è resa necessaria a seguito di 3 denunce circostanziate presentate presso il commissariato di polizia di Stato di Jesolo da alcuni giovani che avrebbero subito in 2 diverse serate l'aggressione, il furto di denaro, di oggetti preziosi e indumenti di marca nella zona centrale della località balneare interessata dalla movida notturna. I 5 sono stati inoltre denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di rapina. Ancora cronaca. Le fiamme gialle di Treviso hanno scoperto e bloccato un gruppo delinquenziale radicato nella Marca trevigiana dal 2018, dedito alla commissione di truffe seriali ai danni delle società di leasing, denunciando 30 persone e accertando il coinvolgimento di 22 imprese con sedi operative anche nel territorio del veneziano. Nel dettaglio, gli episodi di truffa sono 18 e hanno riguardato prevalentemente la fittizia vendita di generatori di corrente ceduti per importi tra 40.000 e 80.000 euro, per un danno complessivo alle società di leasing pari a circa 1 milione di euro. Altri beni oggetti della truffa sono stati carrelli elevatori, troncatrici e insacchettatrici. Ed è stata inviata a Roma la richiesta per il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale per il maltempo che dal 15 al 22 maggio si è abbattuto sulle province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, città metropolitana di Venezia e nel comune di Badia Polesine. La richiesta, corredata da una relazione tecnica, è sottoscritta dal Presidente della Regione del Veneto e indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Protezione Civile e al Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Da una prima ricognizione dei danni emerge che il solo patrimonio pubblico abbia subito danni per 270 milioni di euro, precisa il Presidente della Regione. Dopo l'eventuale riconoscimento sarà avviata una ricognizione per accertare i danni a privati e attività produttive. Cambiamo argomento. La Giunta Comunale di Venezia, nella sua ultima seduta, ha licenziato su proposta dell'assessore all'urbanistica Massimiliano De Martin la delibera di consiglio comunale relativa all'approvazione dello schema di utilizzazione di un'area da destinarsi a parcheggio, pista ciclabile verde attrezzato tra le vie Cima d'Asta, Santa Maria Goretti e Vicolo della Pineta a Carpenedo. Il progetto prevede la realizzazione di 2 aree di parcheggio sui lati est e ovest del lotto e di una grande area verde centrale. Vengono anche aumentati gli spazi di gioco e svago per il tempo libero, destinati sia ai bambini delle scuole primarie sia ai ragazzi delle scuole secondarie del quartiere, nonché a realizzare una piccola area cani recintata, spiega De Martin. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.